Siamo con Yamila Pinta del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba. Dopo la vittoria straordinaria di Cuba per il rientro dei cinque eroi e l'apertura di una relazione nuova con gli Stati Uniti, Cuba oggi come vive questo momento straordinario? Bueno, adesso Cuba sta facendo un'attualizzazione del suo modello economico per rendere più forte il socialismo a Cuba. Cuba sempre all'interno del socialismo sta facendo questa attualizzazione per mostrare che il socialismo può essere prospero anche sostenibile. All'interno di Cuba noi stiamo fortalecendo la ditta socialista, l'impresa socialista, perché per noi è molto importante che questa impresa socialista sia più efficiente che prima. Allo stesso tempo noi stiamo anche sviluppando un settore non statale, però sempre all'interno del sistema socialista, con lo scopo di che il Stato socialista sia, come ti ho detto prima, più solido e più sostenibile. Questo in senso generale è un'attualizzazione del sistema economico, sempre all'interno del socialismo, come parte della continuità di tutto quello che abbiamo fatto dal triunfo rivoluzionario fino ad oggi. Non è che stiamo facendo qualcosa diversa, perché in ogni momento noi abbiamo dovuto attualizzare il nostro sistema, la nostra realtà economica. Anche lo abbiamo fatto, tu sai, con la caduta del campo socialista, che abbiamo perso tecnologia, il chiamato periodo speciale, e adesso stiamo facendo questa attualizzazione che è stata indirizzata dall'ultimo congresso del partito che si è fatto nel 2011 e che, a proposito, il prossimo congresso si farà il prossimo anno. In altro senso, adesso noi stiamo in un processo così lungo di normalizzazione con gli Stati Uniti. È un processo che, dal triunfo stesso della rivoluzione, il proprio comandante in jefe Fidel Castro aveva proposto, perché per noi è importante, è normale avere delle relazioni, dei rapporti con tutti i paesi della comunità internazionale, come l'abbiamo con altro, però degli Stati Uniti non erano disponibili per fare questo. Con questo ti dico che per noi è normale che questo si faccia, perché forma parte della nostra politica estera, no? Un rapporto civilizzato, che noi consideriamo che questa è una vittoria del popolo cubano, anche del governo e del partito, perché si fa senza fare un cambio di sistema a Cuba. O sea, questa normalizzazione si sta iniziando con il sistema socialista a Cuba, questo in primo luogo, che forse qualcuno prima diceva no, se no questo si farà solo, se no non è il socialismo a Cuba. È il socialismo a Cuba e si sta facendo questa, si è iniziato questo processo che sarà così lungo, come ho detto prima, anche si sta facendo con la generazione storica nel poder, che anche qualcuno prima diceva no, se no è, noi consideriamo che è una vittoria, perché all'interno degli Stati Uniti si è capito che questa politica di ostilità, di aggressione, non ha un risultato, perché fino in fondo oggi Cuba è più accompagnata che mai, e in questo senso l'isolato è Stati Uniti. Cuba ha vinto la guerra, nel senso l'aggressione degli Stati Uniti è finita, adesso deve vincere anche la pace. Sì, però devo dirti che l'aggressione degli Stati Uniti non è finita, perché noi abbiamo iniziato questo processo di normalizzazione, però questo non vuol dire che abbiamo riuscito a normalizzare le relazioni tra entrambi. Perché? Perché la prima cosa che noi faremo sarà aprire una ambasciata cubana in Washington e una ambasciata degli Stati Uniti a Cuba, però quello non vuol dire che il processo di normalizzazione è finito. È un processo che si inizia, perché ancora mancano
tante cose per fare, tu sai, il blocco in primo posto, ancora rimane il blocco. Il proprio presidente degli Stati Uniti ha chiesto che si tolga il blocco, sì, e lo ha chiesto perché rimane, questa è la prima cosa. Anche rimane la occupazione illegale, tu sai, della base navale di Guantanamo a Cuba, anche se mantiene le trasmissioni illegali della radio e la televisione, che in Cuba non si vede, ni si ascolta, però c'è la volontà e ancora si mantiene dagli Stati Uniti. E per altra parte noi consideriamo che sarebbe giustissima una compensazione per, a Cuba, degli Stati Uniti a Cuba, per tutto quello che non ha costato dal punto di vista economico questo blocco durante tanti anni. E anche dal punto di vista umano. Soprattutto quello, perché tu sai, la cosa non può misurarsi solo a livello dei soldi, anche quanti bambini forse hanno morto perché non hanno potuto acquistare la sua famiglia un vaccino, o il governo cubano non ha potuto acquistare quello che si bisogna per il cancro, o quante cose, non se, per questo non si misura solo. In il senso economico, anche sociale. Ultima domanda è sulla relazione con un paese che invece sta vivendo un'escalation di aggressione da parte degli Stati Uniti, il Venezuela di Maduro, che è stato aggredito e continua a essere un obiettivo. Quindi la politica degli Stati Uniti in parte è cambiata con Cuba, ma non è cambiata nei confronti dell'America Latina. Hai visto, però per noi è importantissimo che tu mi faccia questa domanda per sottolineare che al di là di quel processo di normalizzazione che Cuba sta facendo adesso con gli Stati Uniti, noi sosteniamo sempre, e sempre sarà così, al governo venezolano, alla rivoluzione che si fa a Venezuela, e una cosa non c'entra niente con l'altra. Noi iniziamo questo processo, però per noi lo più importante è l'integrazione nell'America Latina. Noi difendiamo in questo senso che l'integrazione è molto molto importante per riuscire a essere più indipendente che mai, più antiimperialista a livello regionale. E te sottolineo, nel caso di Venezuela noi sempre staremo accanto alla rivoluzione bolivariana, e per noi questa cosa che ha fatto gli Stati Uniti di dichiarare che uno è un peligro per gli Stati Uniti, una pazzia, una cosa inammissibile, e sempre noi reclamiamo la solidarietà per Venezuela e anche per il suo governo. Grazie, grazie Emilia.